Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Succede veramente di tutto e continua a succedere di tutto. Innanzitutto, grazie a tutti voi per il sostegno che mi date e per la collaborazione che fate con me, perché praticamente è una vera e propria collaborazione. Io faccio video e voi li condividete, così uscirà fuori anche un pochettino di verità su tutto quello che sta succedendo attorno al mondo del calcio. Prima di partire con questo video, come sempre, io vi invito a mettere un bel like e a fare il vostro, ormai diventato un dovere, perché partecipate proprio al lavoro del canale. Quindi condividete, ma non dimenticatevi di commentare, perché è molto, ma molto importante far sentire il nostro pensiero. E basta, come dico sempre, ascoltare il pensiero degli altri, che spesso è anche fuorviante. Il campionato di Serie A sembra un campionato ormai falsato, a detta di tanti tifosi. Solo una tifoseria continua a rimanere convinta che questo campionato sia tutto legittimo, e sono i nostri amici nemici, i tifosi merdazzurri, che ad ogni partita ricevono un regalino. Chiamiamolo regalino, chiamiamolo errore, perché ormai si parla così. Ormai Rocchi ci ha giustificato più volte che quelli sono errori. Gli arbitri non vanno assolutamente fermati, ricordiamo, vanno fermati sempre solo quando l'errore teoricamente favorisce la Juventus. Che cosa abbiamo assistito? A che cosa abbiamo assistito? È davvero incredibile da raccontare. Eppure lo dobbiamo raccontare, non solo lo dobbiamo raccontare, ma dobbiamo anche farlo conoscere a tutti, perché ormai, come vi ho detto più volte, il VAR non è una questione di circostanze, ma una questione di decisioni che vengono prese con coscienza. Non si tratta di errori, ma si tratta di decisioni. Non è una circostanza di un episodio che può scappare, che può essere interpretato in una maniera piuttosto che un'altra. Ormai è una questione di scelta, perché abbiamo visto annullare per uno sfioramento un gol a Ken. Non ce lo possiamo dimenticare. Il VAR interviene perché ha visto una manata sul volto, dopo che abbiamo rivisto anche tutta la sceneggiata che ha fatto il calciatore che avrebbe subito questa manata sul volto. È inutile andare a tirare fuori i nomi, sappiamo ormai tutti di chi stiamo parlando, però non ha visto nella classica partita dei merdazzurri una gomitata che ha fatto discutere addirittura anche il telecronista. Una gomitata che meritava un cartellino rosso in diretta, non visto dal VAR in area di rigore del Verona. Successivamente, pochi secondi dopo, viene il gol dell'Inter. È la cosa più assurda, incredibile, ma ormai per noi è diventata routine, il fatto che, nonostante anche il commentatore della partita abbia detto che quello era un chiaro, evidente fallo e che il gol doveva essere annullato, il VAR, la VAR, come preferite voi, ha deciso, guarda un po', di non intervenire e quindi convalidare il gol dell'Inter, creando così non un precedente, perché il precedente è stato creato già molti anni fa, ma creando così un modus operandi ormai sotto gli occhi di tutti. C'è una squadra che deve assolutamente vincere per portare il brand avanti. Più trofei vince, più possibilità ha di evitare quello che ormai tutti si aspettano, il vero e proprio fallimento, perché stiamo parlando di una società che è praticamente fallita, ma tenuta in piedi da dei colossi che in questo momento governano il calcio e anche la politica. La russa, per quanto riguarda la politica, Infantino, Gravinter, Rocchi, Ceferin. Per quanto riguarda ormai Lega, Federazione Interista Gioco Calcio, è quella che ormai ci ha praticamente stupito con il suo modo di fare, l'Associazione Interista Arbitri, capitanata da Rocchi, che designa degli arbitri e soprattutto che decide come devono essere interpretati, perché vengono interpretati gli episodi. Ormai non c'è più un regolamento che dice questo è fallo, questo no. C'è un regolamento che dice si deve interpretare. Allora dobbiamo interpretare l'entità della gamba di Berardi, anzi del piede al martello di Berardi su Bremer, si deve guardare l'entità
non c'è la rottura della tibia e allora c'è lo strisciamento. Poi il mano in area di rigore non è più calcio di rigore se l'episodio va a favorire la Juventus o, perché è capitato anche quello, l'episodio va a sfavorire l'Inter, perché contro la Roma c'è stato un tiro fermato praticamente dal difensore con il gomito, ma lì Mourinho naturalmente non si è lamentato. Sappiamo che Mourinho quando gioca contro l'Inter, che ve lo dico a fare, sono 3 punti regalati all'Inter, deve andare proprio strana per fare risultato. La questione qual è? La questione è che siamo stufi di essere presi in giro. Dobbiamo raccontare quello che sta succedendo, anche se i merdazzurri si lamentano, perché giustamente vivendo nel mondo di Narnia, come dice qualche youtuber bravo, non vogliono accorgersi o si accorgono e non vogliono svegliarsi e capire tutto quello che sta succedendo. Ormai l'Inter è una squadra che deve essere accompagnata, io ve lo dico già da tempo, il primo a partire con queste notizie è stato Sergio Vessicchio, quindi dobbiamo dare il merito a lui, ma io ve lo dico anche da tempo, da tantissimo tempo. Siamo forse i due che sono partiti per primi, prima lui, perché io queste notizie le ho apprese anche da lui e poi ho deciso di continuare a portarle avanti, perché più siamo a portarle avanti e più c'è la possibilità che magari, così come è successo, in qualche giornale qualche giornalista si svegli e faccia un articolo del tipo l'Inter è al tubo del gas. Ed effettivamente è vero, anche se naturalmente dalla Gazzetta dello Sport sentiamo sempre che Marotta ha le mani su Zielinski, su Cristiano Ronaldo, su tutti i calciatori più in voga del momento, però nella realtà i conti sono questi. Ne aveva parlato anche Calcio e Finanza mesi fa, mi fece un video dove riportava gli 800 milioni di debiti, allora 800, adesso 1 miliardo e 3, della società di Zhang, che ahimè al momento ancora non è reperibile dopo quasi un anno. Adesso andiamo verso l'anno di latitanza da parte di questo presidente. Sappiamo, leggiamo da parte di tutti i media che ci informano con le informazioni fake, naturalmente, che giustamente l'Inter è una squadra in salute. E che cosa ce lo dimostra? Ce lo dimostra il fatto che legittimamente, secondo loro, sono al primo posto. E poi ogni partita ci sia un episodio eclatante da ufficio inchiesta, perché questo che è successo è un episodio in cui arbitri e VAR devono essere indagati. È come il calcio di rigore non fischiato a Belotti, dove c'è stato un varista arbitro molto amico dei Merdazzurri che dice prima palla e poi piede. Ve lo portai più volte sul mio canale e lo riporteremo ancora. La gomitata di ieri è palese, era un cartellino rosso in diretta, che con il VAR doveva diventare sempre cartellino rosso e naturalmente annullare il gol che era arrivato pochi secondi dopo. Ma abbiamo visto che non è successo nulla e l'Inter chiude al primo posto questo girone di andata. Naturalmente il campionato non è falsato, perché non è la Juventus a godere di questi benefici, di questi chiamiamoli errori, perché quando era a favore della Juventus era scandalo e campionato falsato, adesso si tratta, come Rocky ci ha insegnato a dire, errori arbitrali che ci possono stare, oppure interpretazioni che vanno in base a chi arbitra e a chi è al VAR. E allora le regole non servono qui più. Detto questo, se siete arrivati fino a qua, siete dei supereroi. A breve, la prossima settimana ritorneremo in Germania, quindi avrò di nuovo il mio computer, potremo portare le immagini e fare molto più lavoro. E quindi mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati ogni qualvolta uscirà un nuovo video. Commento ed obbligo della condivisione è la cosa più importante per farci conoscere. Detto questo, io vi saluto, un abbraccio a tutti, al prossimo video. Ciao!